Porta la tua azienda in questo video. JabTV è la scelta giusta per raggiungere migliaia di potenziali clienti in tempi rapidissimi. Chiama ora al numero 320 22 45 117 o scrivi a spot@jabtv.it per valutare senza impegno tutte le nostre offerte. Signor Fossati, buongiorno, ideatore del Movimento per l'Oltrepost. Se ne parla molto in questi giorni, sono tanti gli esponenti politici locali che hanno detto la loro su questa nuova iniziativa politica. Noi abbiamo intervistato Fabio Aquilini, Italia del Rispetto, 2 anni di esperienza con un movimento, e a noi ha detto chi vota i movimenti va al mare, nelle cabine elettorali va soltanto chi vota il partito o comunque gli esponenti che hanno alle spalle un partito nazionale. Cosa ne pensa di questa dichiarazione? Ah beh, innanzitutto anche Aquilini ha una storia politica di un paio d'anni con un movimento creato per dare uno scossone, comunque una lista civica portata a dare uno scossone a livello politico. Il problema, come ha detto lui, sì, magari la gente che vota i partiti è vero che vota ormai, tra virgolette, ad occhi chiusi solo il loro colore. L'Oltrepò, secondo me, ormai non è più rappresentato da nessun tipo di politica. Abbiamo, diciamo, lasciato perdere un po' tutte le nostre possibilità, un po' tutte le nostre caratteristiche, seguendo appunto questi partiti. Questi partiti ci hanno portato ormai a essere dimenticati sia dalla provincia e soprattutto dalla regione. Aquilini ha ragione in parte, anche perché comunque secondo me lui rappresentava magari una fetta di popolazione. Noi siamo partiti con questa cosa del movimento per l'Oltrepò perché comunque l'Oltrepò a livello politico adesso come adesso non è rappresentato, ma non solo l'altro Oltrepò, per Oltrepò si intende proprio tutto il territorio, da Voghera, Stradella, Casteggio, quanto più arrivare a Pian del Poggio, il Brallo, cioè è tutto l'Oltrepò che è dimenticato. Abbiamo tutti i tipi di servizi ormai allo sfascio, non abbiamo strade, non abbiamo nessun tipo di, diciamo, di infrastruttura per poter investire sul turismo, e già quando le persone viene detto di salire in Oltrepò la prima cosa che ti dicono: avete delle strade da galera, c'hanno ragione, non ci sono alberghi o cose ricettive, e in parte hanno ragione perché comunque ultimamente si è lasciato andare un po' tutto. E fatto sta che l'Oltrepò è un territorio che ormai sta morendo, la parabola è in continua discesa, e se non si dà una svolta non si può andare avanti così. Ecco, questo movimento rispetto a ciò che già esiste, in cosa si distingue? Perché i cittadini dovrebbero dare fiducia a questo progetto? Vabbè, i cittadini penso che un po' come vivendo il territorio, comunque avendo più o meno le stesse problematiche della maggior parte dei cittadini, noi ci siamo mossi per dare voce a un po' al popolo, chiamiamolo così, perché comunque siamo sempre stati portati ad avere rappresentanti in provincia e in regione che comunque erano stati votati, avevano fatto determinate promesse e magari anni indietro qualcosa è arrivato. Ultimamente, vuoi per la crisi, vuoi che il governo non ascolta più la Lombardia, vuoi che, fatto sta che l'Oltrepò non ha avuto praticamente nessun tipo di sovvenzione, o quelle poche che sono arrivate sono delle gocce, cioè a noi purtroppo il territorio chiede determinati interventi, se questi interventi non vengono è destinato, come detto prima, a spegnersi. Io non voglio che si spenga, io vivo l'Oltrepò, ci sono nato, ho una famiglia dove ci tengo che cresca nel miglior modo e sul nostro territorio. Non vedo prospettive lavorative, non vedo prospettive turistiche anche comunque di sviluppo, e di conseguenza, come mi è stato risposto dai nostri politici, prova te a portare a casa dei soldi o portare dei progetti, io ho detto va bene, fino ad ora io non ho portato a casa niente, voglio provare, visto che ho attaccato tra virgolette la politica, questo sistema che c'è, proverò in prima persona con l'aiuto di chi vorrà seguire questa idea a dare una svolta all'Oltrepò. Non sono un politico, non sono un anzi non sono legato a partiti in nessun modo, vivo il territorio e
secondo me il territorio ha bisogno di queste cose. Se la Regione Lombardia e la provincia di Pavia non credono che l'Oltrepò possa avere questi sviluppi, perché magari per scelte territoriali preferiscono investire da altre parti, allora vuol dire che avevo ragione. Se invece sono i nostri politici che magari non hanno chiesto nel modo giusto, non hanno toccato i tasti giusti per lo sviluppo del nostro territorio, allora sono colpe dei nostri politici. Comunque voglio andare in fondo e vedere chiaro cosa sta succedendo, perché comunque l'Oltrepò si sta spegnendo e a livello proprio generale non vedo possibilità di svolta. Il segretario cittadino della Lega Nord Sartori, interpellato proprio da noi di Giap TV, ha commentato la nascita di questo movimento dicendo è lontano, ironizzando sul fatto che l'origine è quella di Varzi, del comune di Varzi. Effettivamente è un movimento legato al territorio montano, al comune di Varzi, oppure, come sembra di capire dalle sue parole, abbraccia tutto l'Oltrepò? No, per Oltrepò per me vuol dire oltre il Po, cioè la sponda del Po. Il nostro territorio è comunque vasto, ha determinate caratteristiche non sfruttate, e io in questi giorni ho avuto la fortuna di girare anche la Valversa, quanto più le zone di Casteggio o Torrazza, cioè abbiamo posti unici che in qualsiasi parte d'Italia sono stravalorizzati, cioè hanno avuto investimenti, hanno avuto pregi, giornali o televisione, cose del genere, che sono andate a investire su queste cose, e noi ci troviamo invece a guardare il nostro territorio solo noi e non poter dare una luce diversa a questo. Il movimento per l'Oltrepò si chiama così proprio perché deve muovere tutto l'Oltrepò, cioè tutto l'Oltrepò che è in crisi, tutto l'Oltrepò che è fermo e tutto l'Oltrepò che ha bisogno di una svolta. E la svolta, secondo me, anche numericamente parlando, deve arrivare proprio anche da Voghera, dai paesi, Voghera, Stradella, Casteggio, paesi che comunque ne fanno parte, hanno fatto la storia e hanno bisogno, come noi, di interventi. Per finire, qual è il prossimo passo di questo movimento? Che cosa vi aspetta adesso? Allora, noi abbiamo creato il movimento e adesso iniziamo con il tesseramento per comunque dare visione al fatto che la maggior parte della gente è stufa. Il nostro movimento è nato su Facebook e, come è stato detto da più persone, è un movimento virtuale, tra virgolette. Non è un movimento virtuale perché la gente ne parla, la gente lo sente e sente soprattutto sul territorio. C'è questa, tra virgolette, rassegnazione portata quasi al silenzio, che purtroppo è sbagliato, perché un po' tutti gli abitanti dell'Oltrepò fino ad ora ne hanno parlato nei bar o davanti alle chiese o quanto più con gli amici, ma non hanno mai dato voce ai loro sfoghi, se non, tra virgolette, singolari. Qui, se invece si parla di un gruppo di persone che comunque vuole intervenire pesantemente a dare una svolta al territorio, secondo me può funzionare. I partiti più o meno si sono sbilanciati tutti, comunque hanno chiesto un po' tutti incontri di parlarne, di sviluppare progetti. Noi proprio per questo, perché i partiti, secondo me, adesso come adesso non rappresentano più la gente, non rappresentano magari il loro territorio, perché o sono portati a non viverci o sono portati a non ascoltare più i problemi. Quindi bisogna per forza cambiare, perché così non si va da nessuna parte. Porta la tua azienda in questo video. Giap TV è la scelta giusta per raggiungere migliaia di potenziali clienti in tempi rapidissimi. Chiama ora al numero 320 22 45 117 o scrivi a spot@giaptv.it per valutare senza impegno tutte le nostre offerte.